Ne sono molte, c'è tutto il tema dei nidi, delle graduatorie dei nidi, ci stiamo già guardando. Come ho sempre detto, di grande lavoro di squadra, siamo qui, voglio mantenere questo clima di squadra che è stato di campagna elettorale, di grande cura della città e di presenza, questo è evidente, quindi di presenza di chi sarà con me, mi affiancherà e mia nelle strade, nelle feste che ci saranno, nei momenti belli e in quelli brutti. Come procede l'allestimento della giunta? Procede. Punto. Non ho molto altro da dire. Nella sua testa c'è già la giunta? No, tutta no. No, ci sono persone ovviamente che su cui io ho delle idee per competenze, per capacità anche di rapportarsi con le persone, che è fondamentale, no? Che non è tutta una questione di competenza, altrimenti faremmo, la giunta sarebbe composta di tecnici, non è così, bisogna anche avere capacità politiche. Quindi chiaro, qualche idea ce l'ho, lasciatemi il tempo anche di fare tutto ciò che è il rito comunque delle consultazioni, cioè devo parlare con un po' di persone, devo cercare di condividere, l'ho fatto sempre fin dall'inizio e lo farò anche adesso, rimanendo sempre saldo il principio che avevo detto all'inizio, che la giunta sarà composta da persone che io ritengo in grado di fare gli assessori, quindi persone competenti e che hanno determinate caratteristiche. Tra quanti giorni immagina di... No, non parliamo di giorni, dai, vediamo, anche perché da quando è finita la campagna elettorale io non mi sono ancora fermata, non ho praticamente neanche avuto il tempo per dormire, quindi datemi il tempo di avere anche un po' di lucidità, perché credo che sono scelte importanti per i prossimi 5 anni per il Comune di Piacenza e sia giusto fare tutte le valutazioni, le riflessioni a mente lucida. Questa quota di esterni potrebbe toccare il 50% della giunta circa? Non so, vedremo, ma non è detto che siano esterni, ho detto che valuterò le competenze e le persone, quindi non lo so.